Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti, ben ritrovati all'interno del live analisi dei mercati live. È mercoledì mattina, classico appuntamento delle ore 9:15, seconda settimana di appuntamenti. Buongiorno a tutti ragazzi, ok, vedo che state arrivando, vedo che mi scrivete anche nei commenti. Quando chiaramente arrivate, salutatemi nei commenti, mettete mi piace alla diretta, condividete la diretta sui vostri profili, così almeno apriamo un po' le porte a tutti, ok? Buongiorno, buongiorno ragazzi. Allora, vi leggo subito, immediatamente, che vedo che mi state già scrivendo un po' di cose nei commenti, soprattutto da YouTube. Allora, Cleto mi scrive, scusa ancora Simone, però, mi hanno rimandato i dati di login, ok, perfetto, perfetto, quindi Cleto mi ha detto che ha risolto il problema con FTMO, quindi qualora qualcuno dovesse avere lo stesso problema di Cleto, ve l'ho messo qua in sovraimpressione, e non riuscisse ad accedere al conto di FTMO con i primi dati di login che vi hanno mandato, potrebbe essere un problema di server vecchi, ok? Quindi fate attenzione anche a questa roba qua. Ok, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Buongiorno Mr. Player, Cristina, Sergio, Floriano, Andrea. Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, adesso poi arriviamo, iniziamo a fare analisi. Allora, abbiamo già aperto per chi fa parte dell'Accademia, quindi per chi ha accesso ai segnali della strategia GTM, abbiamo aperto già un'operazione in short sull'audidollaro. Ieri abbiamo fatto un'ottima doppia operazione su euro dollaro e su euro yen. Avete visto che vi ho già messo in condivisione il mio schermo in modo tale che possiate vedere anche quelle che sono, diciamo così, tutte le cose. Adesso vi prendo anche per far vedere un po' a tutti quelle che sono le due operazioni che abbiamo fatto ieri. Perfetto, eccolo qua. Si è tolta la condivisione, ma adesso ok, rimessa a posto, perfetto. Quindi ragazzi, allora siamo pronti, partiamo, poi man mano che gli altri si collegano ovviamente si allineano un po' a quello che stiamo dicendo. Siete collegati, vedo, sia da Facebook che da YouTube, mi sa che preferite le dirette su YouTube, dato che siete sempre collegati in di più da YouTube rispetto che da Facebook. Allora ragazzi, comunque potete seguire le dirette sempre su tutti i giorni su tutti e due i canali, ok? Come siete più comodi voi, se vi viene più comodo seguire su YouTube, seguite su YouTube, se vi viene più comodo seguire su Facebook, seguite su Facebook, come volete ragazzi. Allora, come vi ho scritto nel commento della diretta, la maggior parte dei miei studenti ha iniziato il percorso per ottenere il conto capitalizzato da 80.000 euro, quindi siamo di fronte un po' ad una rivoluzione, dato che comunque non è una roba da tutti cercare di ottenere un conto capitalizzato. Siamo la prima classe operativa che ci tenterà e chiaramente, come ho spiegato ieri mattina, dove alle 9:15 ho fatto un webinar dedicato solamente a chi ha l'abbonamento all'Accademia, è un percorso da eseguire tramite le mie segnalazioni di trading eccetera eccetera, in modo tale che possiate avere un riscontro molto molto importante, ok? Quindi allora ragazzi, iniziamo. Abbiamo fatto un'operazione long su un'operazione short su di dollaro. Ieri abbiamo chiuso la giornata con due operazioni estremamente positive, tutti e due in short, una sull'euro dollaro e una sull'euro yen, che sono queste due operazioni qua, entrambe fatte con la strategia di GTM. Quindi abbiamo preso due target profit sostanzialmente, va bene, spero che qualcuno di voi li abbia già presi all'interno della challenge che avete iniziato per ottenere il conto capitalizzato, in modo tale che siate già a buon punto. Come vi ho consigliato ieri mattina, come money management, rischio per i primi 10 giorni 0,5% ad operazione, per poi eventualmente alzarlo successivamente e portare, qualora fossimo leggermente in ritardo sull'operatività eccetera eccetera, portare il rischio un pochettino più in alto, in modo tale da avere comunque possibilità di passare appunto la challenge, che ripeto dura 30 giorni. Quindi per chi volesse, come vi ho scritto nel commento, accedere alla challenge e accedere all'Accademia, perché poi alla fine alla challenge potete avere accesso tutti, come dico sempre, però la differenza la fa l'Accademia, nel senso che il conto capitalizzato vi aiuto io ad ottenerlo e vi aiuto io a gestirlo. Quindi il link lo trovate come sempre in sovraimpressione sulla diretta e guardate, ok?
Allora, ragazzi, abbiamo aperto un'operazione short su Audi dollaro. Diciamo che non è partita la giornata proprio in modo fortunato, diciamo così, anche se sapete che per me parlare di fortuna e sfortuna non mi piace, però in questo momento abbiamo, ragazzi, avuto la discesa da parte dell'Audi dollaro molto forte, molto prorompente, praticamente appena abbiamo aperto l'operazione, salvo poi adesso vederne una forte salita, no? Avevamo la zona da mettere a pari e lo stop a 0,7205,1 e i prezzi sono arrivati qua in basso a 0,72057, quindi per 0,6 pips non siamo riusciti a portare lo stop a pari. Floriano mi chiede come mai la size 1.5 a me viene 2.3, non è detto che abbiamo lo stesso conto, questo qua è un altro conto, è il mio conto live di Cmarket, che faccio operazioni sul mio conto live ed è un conto meno capitalizzato rispetto agli 80k con cui voi state facendo la challenge. Ciao Ste, grande, ben ritrovato, buongiorno anche a te. E niente, adesso vediamo che i prezzi purtroppo stanno salendo molto forte, molto probabilmente per una ripartenza, vedete qua, di ciclo a 15 minuti. Noi abbiamo lo stop qui in alto, anche qualora dovessimo iniziare la giornata con uno stop loss all'interno dell'operazione solo di dollaro, non sarebbe assolutamente un problema, mi girerebbero, come vi ho detto, un pochettino le scatole, perché comunque eravamo lì per mettere lo stop a pari, poi non siamo riusciti, perché comunque i prezzi non hanno battuto 0,7205, per cui non abbiamo potuto portare lo stop a zero, di conseguenza adesso siamo qua in ballo all'interno di questa operazione e siamo già in zona tra virgolette rossa, nel senso che lo stop è a 0,7236, ok? Sta ripartendo un ciclo a 15 minuti, come vi ho detto, dato che siamo qui stamattina per analizzare, anche se dovessimo partire con uno stop loss, ragazzi, pazienza, anche perché nella giornata sicuramente si potranno, a meno di clamorose sorprese, si potranno fare delle altre operazioni sia sull'Audi dollaro che sul suo alter ego, che è un po' l'Audi yen, ok? Adesso poi arriviamo anche a vedere l'Audi yen. Partiamo però, per restare in tema, dato che abbiamo iniziato a parlare di questa, che è un'operazione che abbiamo aperto, dell'Audi dollaro, e vi spiegherò adesso anche perché sostanzialmente hanno dato lo stesso segnale, ma non ho fatto l'operazione, come avete visto, su Audi yen, ho fatto solamente l'operazione su Audi dollaro. Questo per un motivo ciclico, che chiaramente chi ha fatto il corso di GTM, che si trova nell'Accademia, lo sa, per un motivo ciclico importante che adesso comunque vediamo tutti insieme. L'Audi dollaro, vado alla ricerca di operazioni short per tutta la giornata, per un motivo abbastanza semplice, ossia che siamo su un H4 che si trova in questo momento su un ciclo ribassista. Infatti vediamo che all'interno di questi livelli sostanzialmente è partito un nuovo ciclo, da dove vi ho segnato il pallino giallo, è partito un nuovo ciclo che ha confermato con la chiusura, seppur piccola, sopra la media mobile 12 da parte di questa candela, ed è arrivato poi qui in alto a toccare la banda di Bollinger, quindi a completare quello che è il suo pattern di salita, il suo pattern di partenza ciclica. Sostanzialmente poi cosa è successo qui? Venivamo da un trend forte discendente, abbiamo avuto una fase più che di ripartenza, di lateralizzazione, anche se effettivamente è una fase di ripartenza ciclica, ma è una fase soprattutto in questo momento qua di ripartenza, perché abbiamo avuto la chiusura sopra la media mobile 12 e di lateralizzazione, perché sostanzialmente i prezzi non sono saliti, è stata fatta solamente questa sparata per andare a togliere l'inefficienza del pivot mensile, del pivot settimanale magenta, weekly pivot, e poi i prezzi hanno ripreso a fare la loro discesa. Guardate quanto sono cariche le candele bianche a livello proprio di price action, per chi la conosce da vicino, e quanto siano invece molto più scariche le candele nere, cioè la dimensione delle candele bianche è molto più ampia rispetto a quella delle candele nere, le candele bianche sono molto più piene rispetto alle candele nere. Questo è chiaramente un forte segnale di debolezza da parte del mercato, che in questo momento noi cercheremo ovviamente di andare a sfruttare andando a prendere delle operazioni short. Oltre che per questo segnale di debolezza, cercheremo di andare a prendere delle operazioni short perché a livello ciclico, ed ecco qui la bellezza, come vi dico sempre, di associare il tempo, quindi la variabile fondamentale del tempo alla variabile fondamentale del prezzo, la bellezza è questa qua, ragazzi, che risiede nel fatto che sostanzialmente si va sempre a capire, contando il numero di candele di una singola scatola temporale,
in che momento di mercato ci troviamo. Quindi in questo caso sappiamo che siamo su un ciclo ribassista perché sono stati rotti i minimi di questa scatola temporale, ma soprattutto, ragazzi, sappiamo che cosa? Che ci troviamo di fronte ad un ciclo ribassista che non ha ancora e non dovrebbe ancora aver completato quella che è la sua discesa, perché ha fatto un minimo alla quindicesima candela, ok? Avendo fatto un minimo alla quindicesima candela, sappiamo che il tempo maturo in cui dovrebbe andare a fare un minimo per essere considerato un ciclo completo è tra la 21esima e la 48esima candela. Ecco il motivo per cui all'interno della giornata di oggi vado a cercare delle operazioni short, perché l'H4 sostanzialmente è in direzione ribassista, quindi essendo un time frame dominante scenderemo poi sui time frame più piccoli per vedere se abbiamo la coincidenza delle operazioni short. Essendo l'H4 un time frame dominante, dovrebbe portare verso il basso quello che è il prezzo. Fabio mi scrivi: scusami Simone, questi colori sono un po' infelici per la comprensione del grafico, si vede un po' maluccio. Credo si veda bene in realtà, Fabio, nel senso che nessuno mi ha mai segnalato questo problema. Prova a vedere se hai la finestra totalmente aperta del video, eccetera eccetera, perché anch'io che ho la schermata di fianco per vedere se si vede bene, vedo bene, nel senso candele nere, candele bianche, linee rosse, linee verdi, linee viola. Non mi sembra si veda malissimo, comunque è il layout grafico che utilizzo sempre, ragazzi, quindi dovete purtroppo abituarvi, anche perché non lo posso cambiare dal momento in cui sono anni che opero con questa tipologia di grafico e non vado a fare un cambiamento in questo momento. Alessandro dice: anche per me si vede male. Ragazzi, valutate anche voi la vostra tipo, come vi dico sempre, potrebbe anche essere problema di vostra connessione, che il grafico si vede sgranato, eccetera eccetera, cioè non è per forza, io ad esempio lo vedo pulito, lo vedo bene anche all'interno dell'altra schermata, cioè vi posso dare un colpettino più di zoom in questo modo qua, in modo tale che magari capiate meglio, ma credo che cambi poco. Non mi sembra si vede male, qualcuno mi scrive si vede, qualcuno mi scrive che non si vede bene, dipende anche dalla vostra connessione, come vi dico sempre, ragazzi, potrebbe anche essere che lo vedete leggermente sgranato. Allora, ragazzi, poi il discorso qui, stavo dicendo, per concludere sull'Audi dollaro, vi lascio lo zoom così magari si vede un pochettino meglio, il discorso qui sull'Audi dollaro, abbiamo poi una corrispondenza scendendo sull'H1, perché abbiamo avuto un ciclo che è partito sostanzialmente ciclo giornaliero, quindi in questo caso su H1 abbiamo avuto qui un nuovo minimo e vedete che qui teoricamente la fase di salita del nuovo ciclo, abbiamo una ipotetica fase adesso di ribasso perché si è completata anche qui la fase di salita toccando la banda di Bollinger alta, per cui in questo momento sicuramente la situazione potrebbe essere molto interessante per vedere una discesa. Prima fase di discesa che effettivamente c'è stata, siamo andati ad aprire la prima operazione con la strategia di GTM spostandoci su TradingView, quindi siamo andati a vedere quello che effettivamente era un segnale che c'è stato sulla chiusura di questa candela qua, quindi questa candela qua, che ha dato il segnale d'ingresso, 20 pips di stop, 20 pips di target. Adesso stiamo avendo questa risalita da parte del prezzo, perché se andiamo a vedere su 15 minuti è una risalita assolutamente normale, dato che il ciclo a 15 minuti sta avendo e sta subendo quella che sostanzialmente è una ripartenza. Infatti vedete che sta ripartendo. Adesso vedremo se sarà una ripartenza veemente a tal punto da farci prendere il nostro stop loss, se invece non sarà una ripartenza troppo veemente, invece non prenderemo il nostro stop loss e magari i prezzi torneranno indietro. Il discorso qui è abbastanza semplice: anche se dovessimo prendere uno stop, la giornata è lunga, è la prima operazione che facciamo all'interno della giornata, capita tante volte che magari all'interno di una singola giornata andiamo ad aprire anche 3/4 operazioni, alcune volte anche di più,
con la strategia di GTM, magari due o tre anche sullo stesso strumento, una che va bene, due che vanno male, due che vanno bene, una che va male, tutte che vanno bene, dipende chiaramente dal movimento del mercato. È chiaro che la cosa che la fa da padrone e la fa da dominante è l'analisi a 360 gradi, quindi io so, avendo analizzato l'H4 da un punto di vista ciclico, che per la giornata di oggi, salvo, ripeto, come ho detto prima, clamorose sorprese, andrò a tradare solamente delle operazioni short sull'Audi dollaro, quindi anche qualora i prezzi dovessero salire e andare a prendere il nostro stop per una ripartenza veemente, pazienza, quando poi torneranno giù, andremo a cercare nuovamente delle operazioni short, perché l'H4 domina i cicli più piccoli e dovrebbe portare i prezzi giù avendo un ciclo che si trova ancora in fase di non completamento, non avendo ancora il tempo maturo tra 21 e 48 candele. Quindi questo è il motivo per cui ho fatto questa prima operazione short. Allo stesso identico modo vado, ragazzi, a vedere che cosa? Il fatto che qui dentro si può andare a lavorare su una situazione analoga sull'Audi Yen. Vedete che l'H4 sostanzialmente è praticamente identico, vi do anche qua un colpettino di zoom così magari vedete meglio. Ciclo, scatola temporale, ciclo, chiamiamolo come volete, ripartito da questo minimo, vedete stesso identico praticamente layout grafico, con una chiusura sopra la media mobile 12, una fase di forte lateralizzazione da parte dei prezzi, una sparata per toccare il weekly pivot e per toccare la banda di Bollinger, adesso una fase discendente molto forte che ha fatto diventare questo ciclo ribassista, qua è diventato ribassista per la rottura dei suoi minimi, e in questo momento, così come per l'Audi dollaro, il ciclo che è diventato ribassista si trova con un minimo alla 15ª candela, quindi non minimo in tempo maturo fatto tra la 21ª e la 48ª. Quindi anche qua, per le stesse identiche ragioni, nella giornata di oggi abbiamo una situazione di possibilità di fare short, ok? Allora, Fabio dice esatto, candele nere su sfondo nero si vede male per quello, ma ragazzi fidatevi che è solamente questione di abitudine, cioè una volta che seguite le mie dirette eccetera eccetera, imparate a vedere il grafico in questo modo qua, vedrai che lo vedrete bene. Se siete abituati con sfondo bianco, capisco che può essere, diciamo così, una roba diversa. Ad esempio a me lo sfondo bianco mi flasha un casino e non mi piace tenerlo, mi piace di più lo sfondo nero che mi fa avere più concentrazione. Sembra una banalità, ragazzi, ma sono cose che poi vanno guardate, chiaramente che bisogna utilizzare quello che più a voi vi fa stare sereni e vi fa stare tranquilli. Chiaramente se vi disturba guardarlo in questo modo qua, è, come vi ho detto, tanto anche questione di abitudine. Vedrete che dopo che seguirete tutte le mie dirette vedrete sempre lo stesso grafico, magari vi verrà anche a voi la voglia di mettere lo sfondo nero, magari no, ok? Quindi ragazzi, piano piano vedrete che vi abituate. Quindi stavo dicendo, qui esattamente la stessa cosa. Perché quindi non sono andato ad aprire la stessa operazione che ho fatto sull'Audi dollaro anche sull'Audi yen? Perché? Perché l'H1 non aveva ancora completato, a mio avviso, la sua fase di salita, cioè non aveva ancora toccato la banda di Bollinger alta. Vedete che qua ci è arrivato vicino, l'ha quasi toccata, ma non l'ha toccata la banda di Bollinger alta. Infatti adesso sta facendo questa fase di risalita per andare a prendere sostanzialmente la banda di Bollinger, e vediamo, in tutti e due, sia l'Audi dollaro che l'Audi yen, abbiamo in questo momento un daily pivot da testare, che potrebbe essere una cosa contraria rispetto all'analisi che abbiamo fatto noi short, però non è, diciamo così, una condizione di quelle necessarie, cioè capitano anche giornate dove il daily pivot di colore magenta, questo qua che vi ho cerchiato, sostanzialmente non viene testato, cambia poco, e sappiamo che con GTM non andiamo a considerare in modo importante i pivot point testati o non testati, come invece andiamo a fare all'interno di operazioni più multi-day e di analisi più di lungo periodo. Questo perché? Perché sostanzialmente all'interno, come vi ho detto, della singola giornata, la probabilità statistica che venga toccato un daily pivot è sicuramente più bassa rispetto alla probabilità statistica che, ad esempio, all'interno di un mese o di una settimana venga toccato il pivot weekly o il pivot monthly. Quindi, chiaramente, come vi dico, il trading si basa tantissimo su quelle che sono le probabilità statistiche che determinate cose succedano e si ripetono nel tempo. Quindi, quando si ha la statistica dalla nostra parte a nostro vantaggio, in più si aggiunge un metodo di analisi molto efficace, di previsione molto efficace,
come l'analisi ciclica con la correlazione tempo-prezzo, allora si riesce ad avere più operazioni che hanno successo. È chiaro che dal momento in cui gli stop loss esistono e sono ineliminabili all'interno del trading, ok? Cioè gli stop loss sono una componente ineliminabile. Se voi pensate ad un trader che fa il 100% di operazioni giuste, è una cosa sostanzialmente impensabile. Ci sono sempre delle operazioni che si concluderanno in perdita. Chiaramente dovranno essere meno delle operazioni che si concludono in attivo, ma anche qui poi abbiamo fatto, per chi mi segue da tempo, diversi discorsi sul money management, anche qui sulla probabilità statistica di avere successo in relazione alla quantità di operazioni che si fanno, in relazione anche alla quantità di stop, quindi, e di target che si ha, quindi alla risk reward, come si dice, ok, rischio rendimento. Per cui ci sono un sacco di cose che si potrebbero dire per strutturare un modello fatto e finito. Chiaramente in questo caso, ad esempio, per quanto riguarda la strategia di GTM, che è quella che stiamo utilizzando in particolar modo per le due operazioni che vi ho fatto vedere che sono andate bene ieri e per questa operazione di Audi-Dollaro che abbiamo fatto adesso, il rischio rendimento è sempre un rischio rendimento di 1 a 1, perché facciamo operazioni che hanno 20 pips di stop e 20 pips di target. In alcune situazioni andiamo a portarle anche un pochettino oltre ai 20 pips, se vediamo che ci può essere un'espansione da parte di un trend o comunque la probabilità statistica che, diciamo, il prezzo continui a salire o continui a scendere a seconda della direzionalità in cui ci siamo messi. Però teniamo in considerazione il fatto che abbiamo operazioni che sono tutte quante più o meno di rischio rendimento 1 a 1, e chiaramente con operazioni che sono tutte quante di rischio rendimento 1 a 1, per avere successo, si parla di numeri, si parla di statistica, bisogna vincere e quindi guadagnare almeno nel 51% dei casi per essere positivi di un'operazione. Ovviamente bisognerà guadagnare di più, e sappiamo noi che la strategia di GTM viaggia tra un 63 e un 68% di successo, ok, che fa ottenere degli ottimi risultati, chiaramente anche con le operazioni che portiamo poi oltre i 20 pips. Quindi questa operazione solo di dollaro chiaramente l'abbiamo fatta, rischia di andare in stop. Qualora andasse in stop, entrerebbe nel computo di quelle operazioni che non fanno parte tra il 63 e il 68% di operazioni che vanno a target. Per cui non ci preoccupiamo qualora questa operazione dovesse andare in stop, lo rifaremo se ci sarà la possibilità nel corso della giornata. Tra l'altro vedete che qua adesso, andando a prendere la piattaforma di TradingView, vedete che c'è già stato nuovamente il cross delle medie, cioè la rossa e la blu hanno tagliato a rialzo la media mobile verde, ok? Quindi chiaramente in questo momento è un layout più rialzista che si sta configurando, ve l'ho fatto vedere, però noi, quando ci sarà il nuovo cross a ribasso, andremo a cercare delle nuove operazioni short. Se saremo ancora dentro con l'operazione che abbiamo messo adesso, che si trova ancora a mercato, ovviamente non apriremo ulteriori operazioni. Se invece l'operazione sarà stata stoppata a 0,7236 e ci sarà il nuovo cross delle medie, allora rifaremo l'operazione. Qualora fossero stati poi toccata la banda di Bollinger alta sull'Audi Yen, allora andremo a mettere a mercato allo stesso identico modo anche l'Audi Yen. Ok, poi per quanto riguarda la strategia di GTM nella giornata di oggi, ragazzi, tutti gli altri strumenti, quindi l'euro dollaro, l'euro yen, l'euro GBP, il GBP dollaro, il GBP yen e il dollaro yen, sono tutti quanti flat per motivazioni diverse, cioè non sono tradabili all'interno di questa giornata, per cui li riesamineremo domani, li rivedremo domani, vedremo se nella giornata di domani avremo la possibilità eventualmente di andare a fare delle operazioni su questi strumenti qua. Perché non sono tradabili? Perché sono tutti quanti, prendendo come riferimento l'H4, sono tutti quanti già completati da un punto di vista di H4, perché ad esempio l'euro-dollaro, vedete, si trova su una scatola ribassista perché ha rotto i suoi minimi qua, esattamente come lo si trova l'Audi-dollaro, però in una condizione completamente differente. Perché? Perché l'Audi-dollaro, ed ecco l'importanza del tempo che vi sottolineo sempre, l'Audi-dollaro ha fatto un minimo ciclico alla 15ª candela e quindi non ha il cosiddetto tempo maturo che si trova, sappiamo, tra la 21ª e la 48ª, in cui una scatola temporale o ciclo si conclude e parte la successiva. Mentre invece l'euro dollaro si trova, come potete vedere qua dal conteggio del cursore, si trova
ad un minimo fatto alla 23esima candela, ok? Quindi sostanzialmente siamo in una situazione dove il tempo maturo tra 21 e 48 è stato fatto il minimo in tempo maturo. Quindi qua dentro che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che l'euro-dollaro magari si fa altre 20 candele ribassiste e fa per fare un minimo intorno alla 48esima, ma potrebbe anche succedere che da un momento all'altro l'euro-dollaro riparte. Quindi a livello statistico, vi faccio questa domanda provocatoria, pensateci, è molto più probabile che l'audi-dollaro faccia un nuovo minimo e quindi vada a fare un minimo in tempo maturo, come succede nella stragrande maggioranza dei casi, o è più probabile che l'euro-dollaro lo faccia avendolo già fatto? È sicuramente più probabile che lo faccia l'audi-dollaro. L'euro-dollaro potrebbe scendere, ma come vi ho detto, non bisogna tradare quello che potrebbe succedere, non bisogna tradare il futuro, ma bisogna tradare la statistica, cioè quello che a livello numerico sappiamo che può succedere nella stragrande maggioranza dei casi. Nella stragrande maggioranza dei casi può succedere che l'audi-dollaro scenda, può succedere anche che l'euro-dollaro scenda, ma come può succedere dall'altro lato che l'euro-dollaro, avendo già fatto un minimo in tempo maturo, dia una ripartenza a questo ciclo, dato che può farlo avendo fatto il minimo in tempo maturo. Quindi vedete quella che è l'importanza fondamentale del tempo, ragazzi, cioè saper riconoscere il mercato e saper leggere il mercato da un punto di vista temporale. Perché? Perché tutti i grafici non sono altro che ripetizioni in successione temporale di cose che succedono, risuccedono, risuccedono ancora, risuccedono ancora. In modi diversi, assolutamente, ma l'analisi ciclica e soprattutto il metodo da me inventato di frattalità ciclica è fatto apposta per questo. Perché? Perché considerando più time frame contemporaneamente sappiamo sempre il momento di mercato in cui ci troviamo ed ecco perché riusciamo a prevedere quello che è l'andamento del mercato, esattamente come abbiamo fatto nell'analisi di lunedì. Se vi ricordate, per chi mi ha seguito nella diretta di lunedì mattina alle 9:15 in analisi dei mercati, i prezzi si trovavano qua sul dollaro CAD. Vi prendo il dollaro CAD come esempio perché vi avevo fatto vedere il dollaro CAD e vi avevo fatto vedere il KDN. Il dollaro CAD per il long e il KDN per lo short. Si trovava qua con i prezzi il dollaro CAD. Cosa vi ho detto, ragazzi? Vi ho detto molto probabilmente a livello statistico, perché i cicli mi dicono questo, dato che ci trovavamo su una ripartenza di H4, molto probabilmente all'interno di questa settimana il dollaro CAD andrà a toccare il monthly pivot. Ed ecco anche qui la diversità tra un'analisi di lungo, medio-lungo periodo, diciamo, anche se poi in realtà ci ha messo poco, perché ci ha messo 3 o 4 giorni, andrà a toccare il monthly pivot che non è ancora stato testato all'interno del mese di settembre. Ecco qua, questo è stata raggiunta la zona di target che vi ho messo blu, così come è stata raggiunta su KDN in short la zona di target che vi ho messo blu, che adesso vediamo che è questa qua, ok? Guardate, ve la faccio vedere, quella che vi avevo messo anche qui era il monthly pivot, vedete, ve l'ho messa qua sul time frame daily, zona di target raggiunta perché c'era un daily in chiusura. Adesso qua facciamo attenzione, ragazzi, perché qui dentro su KDN ci potrebbe essere una buonissima possibilità per cercare di andare a sfruttare una ripartenza long. Perché? Perché il trend è assolutamente forte. Adesso la chiusura ciclica qua potrebbe esserci stata, sta facendo un rimbalzo su un pivot di weekly S2, che comunque è un pivot, diciamo, già dove i prezzi risultano essere tirati. Per chi mi segue lo sa che per me i pivot di supporto 2 o di resistenza 2, a seconda che essi siano giornalieri, mensili o settimanali, sono molto importanti perché rappresentano zone di prezzo tirato, cioè vuol dire che se all'interno di una singola settimana, come in questo caso qua, il KDN è sceso fino ad arrivare al pivot weekly S2, questo vuol dire sostanzialmente che cosa? Che ha fatto già una forte discesa all'interno della settimana e che il prezzo potrebbe subire un recupero. Se in più ci associamo la correlazione del tempo al prezzo, quindi associamo l'analisi ciclica e vediamo stesso identico discorso, vedete anche qua che abbiamo fatto su di dollaro, che abbiamo fatto su di yen, ciclo ribassista, ok? Ma qui il minimo a che, in che tempo è stato fatto? È stato fatto alla 23esima candela in questo momento, quindi siamo in tempo maturo, in così definito in gergo tecnico tempo maturo, per avere una ripartenza. Adesso qua possiamo aspettare la chiusura sopra la media mobile 12
da parte del KDN, ragazzi, e poi qui dentro si va assolutamente, segnatevela questa, a fare un'operazione long appena il KDN, vi faccio un po' di zoom che questo magari lo vedete male, siamo sull'H1, appena il KDN chiuderà sopra la media mobile di colore azzurro, che è la media mobile 12 semplice, allora andremo qui dentro probabilmente a fare un long. Guardate, anche questo è un bel pattern, perché qua c'era un martelletto, ha fatto una finta di ripartenza, adesso ha fatto un nuovo falso, una falsa rottura dei minimi, e in questo momento sta facendo anche quello, per chi conosce l'analisi tecnica. Ed ecco qui che vi dico, cioè non dovete abbandonare quando seguite le mie dirette, quando seguite, entrate a far parte dell'accademia, non dovete abbandonare le conoscenze che avete avuto fin qui, se avete fatto corsi di analisi tecnica, eccetera, eccetera. Chi di voi ha fatto corsi di analisi tecnica, immagino tutti, se vi siete approcciati a questo mondo del trading, si inizia tutti più o meno da lì, anch'io ho iniziato da lì, sapete che qui dentro abbiamo sicuramente un quello che in analisi tecnica è un buon pattern di inversione da parte del mercato, cioè una candela piena di colore del trend, quindi in questo caso di colore bianco, dato che veniamo da un trend discendente, da un trend ribassista, e allo stesso identico modo se tra 12 minuti, quindi alle ore 10, la candela nera chiude piena o sopra il livello della bianca, o comunque più o meno qua dove adesso a livello della bianca e chiude sopra la media mobile 12, quindi ci aggiungiamo anche la componente ciclica, allora qui dentro, ragazzi, si può andare veramente a sfruttare quella che è una ripartenza del KDN che potrebbe tranquillamente salire almeno nella giornata di oggi in questa zona qua a toccare il livello di daily pivot di 80-45 che non è ancora stato testato. Qualora salisse in quella zona lì e qualora decidessimo di fare questa operazione avremmo 23 pips di stop in questo momento e 43 pips di target, quindi vedrete che avremmo già sostanzialmente un'operazione con rischio rendimento 1-2 fatta e finita, ok? Non è un'operazione di GTM, è un'operazione di tipologia diversa, ma è un'operazione che porterebbe sicuramente nelle nostre casse quello che sarebbe un buon guadagno, perché andremmo a rischiare uno, quindi volete rischiare l'1% come faccio io su singola operazione all'interno del vostro conto, bene, rischiate l'1, se l'operazione va a target in questa zona qua prendete l'1,8/2% del vostro capitale. Tradate con 1000, guadagnate 20, tradate con 10.000, guadagnate 200 e così via, ok? Ecco perché dovete entrare a far parte dell'Accademia per avere accesso al programma di capitalizzazione, perché vi consente di aumentare sensibilmente quelli che sono i vostri guadagni con al fianco un trader professionista che vi dà questi consigli operativi che per me, e chi mi segue da tempo lo sa, sono assolutamente pane quotidiano e roba normalissima, ragazzi, ok? Poi, allora, Alessandro mi dice, sì, sul dollaro CAD il ciclo mensile era in ripartenza, correttissimo. Poi, Emiliano mi dice, KDN partito M15, assolutamente sì, Emiliano, d'accordissimo con te, voglio aspettare la conferma di questa candela di H1 tra 10 minuti, tanto mancano 10 minuti, qualora questa candela di H1 confermasse quella che è la ripartenza, allora saremmo veramente messi molto bene per fare una posizione longa. E vedete, se chiudesse in questo modo qua sarebbe assolutamente perfetta un'entrata long da poter fare. Poi Alessandro mi chiede se il DAX è ripartito l'H4, allora arriviamo al DAX, allora anche il DAX, ragazzi, vedete che anche qui come si dice, vi avevo previsto l'arrivo del DAX, questo ve l'ho detto addirittura la scorsa settimana che avrebbe fatto questo movimento e poi questo, vedete che ve l'ho segnato con la linea con le due linee rosse e l'ha fatto esattamente benissimo. Il problema secondo me qui dentro del DAX, come vi ho già spiegato anche nella diretta di lunedì, come vi ho già spiegato anche nella diretta di lunedì, il DAX ha il ciclo semestrale, quindi sopra, quindi sul time frame weekly, che si trova in fase di chiusura. Il problema potrebbe essere questo, nel senso che sì, come scrive Alessandro, se andiamo a vederlo effettivamente è ripartito l'H4, anche se in realtà è ripartito da qua l'H4, quindi qua ha fatto solamente un mezzo ciclo. Infatti io vi dico, ragazzi, vi sconsiglio
di entrare long in questo momento sul DAX. Poi, per carità di Dio, può partire anche sulla Luna, va bene, però in questo momento a livello di probabilità statistica non abbiamo un vantaggio ad entrare sul DAX da questi livelli. Perché? Innanzitutto perché ci troviamo su una fase di lateralizzazione importante del mercato, che se mettete qua sull'H4 si intravede, ma se mettete il daily si vede proprio benissimo. Cioè abbiamo una fase di congestione sostanzialmente che sta durando da questa candela qua, ok? Vedete che qua, vabbè, è uscita, però poi è subito rientrato, comunque siamo più o meno all'interno di questa fase di congestione qua che sta durando da parecchio, ok? Però in questo momento vedo più questa come una falsa partenza. Mi aspetto che arrivi il DAX in zona, questo segnatevelo, ve lo segno anch'io su questa zona qua, mi aspetto che mi arrivi più o meno il DAX in questa zona qua, tra i 12.600 e i 12.400. Poi ve lo metto in rosa perché chiaramente questo è il livello di supporto in cui inizierei a valutare delle operazioni long. Se arrivasse in quella zona lì, ragazzi, allora sarei portato ad aprire delle operazioni assolutamente long. Se invece non arriva in quella zona lì, voglio aspettare un attimo e continuare a valutarlo, perché non è una roba che al momento mi fa impazzire. Poi Paolo mi chiede, la facciamo anche nella challenge? Assolutamente sì. Poi Mauro mi chiede, ciao Simone, come si può accedere per avere capitale? Per avere capitale, ragazzi, dovete entrare a far parte della classe dell'Accademia, il link lo trovate nel commento della diretta, come vi ho scritto. È a prezzo scontatissimo perché scade il prodotto il 15 settembre, lo toglierò poi dal mercato, cioè non avrete più possibilità di entrare in Accademia. E la bellezza dell'Accademia, ragazzi, qual è? Il fatto che voi avete un abbonamento lifetime, cioè entrate a far parte adesso e poi avete tutto quanto gratis, tutto il mio materiale che ho fatto fino ad adesso, dal 2017, più chiaramente anche tutto il materiale che farò in futuro lo avrete gratis. Ad esempio, recentemente ho fatto il corso sul Bitcoin, chi aveva l'Accademia Lifetime l'ha avuto gratuitamente. Ho fatto il corso su GTM, chi aveva l'abbonamento Lifetime l'ha avuto gratuitamente, ok? È molto importante, è un prezzo scontato chiaramente. Poi dopo essere entrati a far parte dell'Accademia, il passo successivo è quello di avere il conto capitalizzato, che chiaramente poi vi do io tutte le indicazioni, dato che è un mio partner che lo fornisce. Germania 30, differenza dei 30, mi chiede Floriano, assolutamente no, sulla stessa cosa, non cambia nulla. Alcuni broker ce l'avete con Germania 30, con altri avete dei 30, non cambia niente, è esattamente lo stesso grafico, quindi non cambia niente, Floriano, per cui guardo dal, se hai dei 30 guarda dei 30, io magari non so neanche io qua cosa, forse io qua ho dei 30. Sì, se voi avete Germania 30 è la stessa identica cosa, ragazzi. Ok, poi, quindi KDM, ragazzi, valutiamolo tra 5 minuti, poco di più, 6 minuti, perché potrebbe essere veramente un'ottima possibilità operativa questa qua, Potrebbe essere veramente un'ottima possibilità operativa, perché entrare qui dentro vuol dire mettere veramente una grossa fetta per fare un'operazione con rischio rendimento 1 a 2 che potrebbe essere molto buona, eccetera eccetera. Quindi facciamo attenzione a questa cosa qua. Probabilmente l'operazione soldi dollaro invece andrà in stop, però vabbè, ci può stare, ragazzi, tranquillamente, non è un qualcosa di chissà quale entità, e vabbè, se va in stop, amen, non ci si può far nulla, ok? Poi KDN, quindi tra 5 minuti, qualora ce ne fosse la possibilità, entriamo, sempre rischiando 1% ad operazione, per quanto mi riguarda. Per chi invece di voi ha appena iniziato FTMO, la challenge, utilizzate rischio 0,5%. Se ci sono tutti e due, Floriano, prendi dei 30, che hai, guardalo bene, perché uno sicuramente sarà il futures e l'altro sarà il... diciamo l'indice, quindi guardali bene, li vedi dai prezzi battuti anche, e anche da quanto lottaggio ti fa entrare. Ok, poi se volete vedere, ragazzi, qualche strumento in particolare, eccetera eccetera, chiedetemelo pure all'interno della chat, nei commenti, che lo vediamo. Se invece non volete vedere nessuno strumento in particolare, aspettiamo 3 minuti per vedere se possiamo fare questa operazione live su KDN. Prima zona di target, ragazzi, questa che vi metto in blu,
ma poi potrebbe anche essere che possa andare anche più sopra il prezzo. Comunque questa qua è la prima zona di target per la risalita di KDN. Sta facendo un ottimo martello anche su H4. Questa è assolutamente un'operazione da provare, da cercare di sfruttare. Su 15 minuti, come ha scritto prima Emiliano, vedete che è già partito, ha già dato conferma, però ovviamente noi ci interessiamo, come vi ho detto prima, più all'H1 per aspettare quello che è un ingresso molto più pulito. Allora, poi ragazzi, ho creato il canale Telegram gratuito, adesso mi metto un attimo io qua così almeno vi prendo il link. Ho creato il canale Telegram gratuito, praticamente nel quale potete accedere tutti, è gratis, in cui metto contenuti, aggiornamenti di operazioni che abbiamo fatto in accademia, eccetera eccetera. Ok, è una cosa importante l'accesso al canale di Telegram gratuito, perché vi dà una situazione sostanzialmente di tranquillità, sempre nel ricevere aggiornamenti, nel non mancare nessun appuntamento, eccetera eccetera. Adesso ve lo metto qua nei commenti, ok? Quindi questo qua è, ragazzi, il canale Telegram gratis. È questo qua. Ok, dovrebbe esservi arrivato sia su Facebook che su YouTube. Poi Giorgio mi chiede, Simone mi avevi già risposto, il petrolio è ripartito secondo te? Allora, il petrolio no, nel senso che sta facendo, adesso potrebbe essere ripartito, però ancora in una fase di lateralità. Qui voglio aspettare un attimino l'H4. Avevamo fatto operazione lunedì che poi abbiamo chiuso a zero, chi era in accademia lo sa, abbiamo chiuso a zero perché sostanzialmente su questa situazione qua ha cincischiato un po', poi non è ripartito, quindi abbiamo preferito chiudere a zero. Abbiamo fatto bene perché avrebbe dato una picchiata giù molto importante. Adesso qui ha fatto questa candela che potrebbe essere una prima candela interessante, però la valutiamo nelle prossime ore. Voglio almeno una spinta di un'altra candela 4 ore del genere, poi lo possiamo valutare, perché qua poi c'è di mezzo anche la ripartenza del mensile, potrebbe aver fatto questo doppio minimo intrigante, per cui comunque qui dentro c'è di mezzo un pochettino di roba. Però prima di dare una, così ve lo faccio vedere anche graficamente, prima di dare, diciamo, un imprinting, c'è, cioè, questo doppio minimo sul daily, sull'H4 c'è una candela rialzista importante che adesso vi faccio vedere. Prima però di dare conferma voglio che ce ne sia un'altra altrettanto importante, ok? Perché sennò si va a rischiare di fare più o meno come è stato qua, che poi boom, è piombato giù nuovamente. È vero che sul daily sta facendo qualcosa di importante, perché comunque sta facendo questo doppio minimo, già avremo un riscontro stasera quando chiuderà, ok? Vediamo KDN come chiude, perché potrebbe esserci qua la possibilità di fare l'operazione. Se chiude così, assolutamente sì. Vediamo quanti pips di stop ci sono. Ci sono circa 23 pips di stop. Ok, io gli vado a mettere 1.16 e vado in buy qua. E poi anche di qua gli vado a mettere un KDN. Vediamo di trovarlo. E chiaramente qua. Simboli. Ok, 3 con un click, poi invece andiamo a mettere un 3 lotti, anche qui chiaramente in. Ok, quindi anche qui è stato fatto, tac, tac, ok, stop sotto al minimo. Stop sotto i minimi qua, mando anche il messaggio su Telegram per chi chiaramente fa parte dell'accademia. KDN long, target a 80.45, stop a 79, quanto l'ho messo? Dovrebbe essere un 79.80, esatto. Stop a
79 e 80. Ok, quindi anche il messaggio l'ho mandato, così almeno avete tutti tutto. Poi adesso mi posiziono anche di qua. Stop qui sotto. E target a 80 e 45. Ok, perfetto. Dovrebbe essere, ragazzi, a posto. Qui dentro anche questa operazione qua, vediamo chiaramente come andrà. Ok? Papà, questa qua a posto, questo qua a posto. Torniamo sui C e buona. Vediamo, ragazzi, come va. Chiaramente quello che volevo su KDN c'è stato e adesso bisogna semplicemente vedere se darà agio o no a questa operazione qua. È arrivato a weakness 2 tutto quello che ci siamo detti prima. Ok, ragazzi? Va bene? Allora, 45 minuti di live, abbiamo fatto un bel po' di analisi, abbiamo fatto anche un'operazione in diretta. Domani mattina, ragazzi, alle ore 11, c'è Trading Live con Simone. Se dovessi decidere di spostare l'orario, cosa possibile, perché rischiamo domani mattina di andare a collegarci alle 11 sostanzialmente senza avere la possibilità di fare niente, perché ci troveremo di fronte al domani alle ore 13:45 c'è la BCE, quindi l'uscita dei tassi di interessi dell'Europa, per cui rischiamo di collegarci alle 11 per fare niente, per cui domani Trading Live con Simone potrei spostarlo alle 13:45. Comunque vi avviso sia sul canale Telegram gratis nel caso che via mail, ok? È arrivato il segnale su Telegram dell'Accademia, l'ho mandato nel gruppo dell'Accademia. Se avete l'abbonamento di GTM Pro non è un segnale a cui avete l'abbonamento, ok? Quindi chiaramente chi ha l'abbonamento Lifetime ha tutti i segnali, chi invece ha solamente GTM ha solo una parte di segnali, ok? Questo ok, è a posto. Va bene, ragazzi, dai, allora io vi lascio, poi vi aggiorno per quanto riguarda la diretta di domani mattina, ci sentiamo poi con calma e ci aggiorniamo anche sulle varie operatività. Poi vi do anche, diciamo, all'interno del canale Telegram gratis, vi do anche degli aggiornamenti sull'operazione di KDN, come sta andando, come lo sta andando, se metto lo stop a zero, eccetera, eccetera. Ok, buona giornata a tutti, ragazzi, ci sentiamo nella live di domani in Trading Live con Simone.